Intanto partiamo da quella che è una precisazione di una notizia che era circolata nelle ultime ore. Le ricerche vanno avanti. Le ricerche vanno avanti, non sono mai state sospese, proseguono da oltre 24 ore da quando è avvenuto l'incidente. Ovviamente si sta restringendo l'area operativa. Abbiamo bonificato alcune aree, per cui non ci stiamo più operando perché abbiamo scongiurato la presenza di dispersi o vittime in quelle aree. Sono quelle in alto del torrente. Allora, è l'argine destro del torrente, i capannoni sopra l'argine destro del torrente e invece il lato della ferrovia più prossimo agli edifici di civile abitazione che sono stati evacuati ieri. Rimangono squadre che stanno effettuando ricerche su parte del sedime ferroviario, quello più vicino al Polcevera, e squadre che stanno effettuando ricerche intorno alla zona del pilone centrale, anche nella parte retrostante che non si vede da questo punto, e macchine operatrici che stanno lavorando invece in questa parte frontale del pilone per rimuovere delle parti e cercare di creare dei varchi per vedere se arrivano segnali o odori alle unità cinofile per l'eventuale individuazione di persone disperse. Stiamo lavorando ancora nel greto del fiume Polcevera, diciamo più o meno dal centro del greto verso l'argine Ecco, ma sta arrivando qualche segnale di vita? Ci sono segnali? sinistro. Allora, come è già stato detto, voci non ne abbiamo sentite, facciamo dei monitoraggi continui con le unità cinofile. Per il momento non abbiamo ulteriori segnali. Certamente nella parte centrale del pilone possiamo aspettarci la presenza di grandi cavità e quindi anche sotto grossi spessori di cemento armato potrebbero esserci anche veicoli interi o persone, Fino a speriamo quando ancora andrete in avanti? vita. Andremo avanti finché non avremo tirato fuori fino all'ultimo disperso.